Fabio Geda, in che modo e tramite quali passaggi il termine attuale simpatia si è allontanato dal concetto di altruismo? Ma allora, i singoli passaggi sinceramente non saprei dirli, sicuramente è successo che oggi come oggi si percepisce una persona simpatica come una persona che ti fa ridere, una persona divertente, mentre invece bisogna sicuramente recuperare il concetto iniziale, soprattutto quella piccola accezione che lo distingue dall'empatia. Nel senso che uno può empatizzare con le persone, ma contemporaneamente può non avere voglia di entrare, di compromettersi con la vita di quelle persone. Mentre invece la simpatia prevede questo, prevede che io sento cosa tu stai provando e nel momento in cui tu stai provando delle sensazioni negative, nel momento in cui tu sei in pericolo, nel momento in cui tu stai male, io voglio agire nella tua vita per modificare questo tuo stato. Educare e ascoltare, scrivere e trasmettere le storie captate. Dove comincia la fase di cui ancora non ci hai parlato, di instradamento impositivo nella pratica educativa? Cioè l'educatore, quanto svolge la funzione complementare del dire, come hai detto tu, dei no o del dare dei consigli? Io credo che sia perfettamente parallelo, cioè sono due elementi coesistenti. La parte dell'ascolto, il momento dell'ascolto è propedeutico al poterti dire delle cose. Credo che molto spesso capiti che gli educatori parlino senza aver ascoltato. Cioè io ti dico delle cose perché ho degli schemi in testa, ho delle frasi, ho degli slogan, no? E penso che ficcarti dentro quegli slogan sia la cosa migliore che posso fare. Mentre invece se io parto dall'ascolto, poi posso trovare i no che vanno bene per te. Posso trovare le frasi che completano quello che io ho percepito di te. Facevi l'educatore, ora fai lo scrittore. La letteratura attuale, la letteratura moderna, ha ancora una funzione educativa? Io penso che sempre la letteratura ha una funzione educativa, nel senso che leggere un libro significa empatizzare con una storia, vuol dire accettare che quella storia da quel momento in poi farà parte della mia vita. Tra l'altro, la cosa meravigliosa della letteratura rispetto al cinema è che tu interrompi di leggere e ricominci a vivere la tua vita e poi riprendi a leggere, che è una cosa che col cinema non succede, no? Cioè il momento della narrazione è una specie di bolla nella quale tu ti chiudi e dalla quale poi esci, mentre la narrazione, per scritta soprattutto, permea la tua vita. E quindi cosa c'è di meglio? E poi, vabbè, bisogna anche scegliere i libri giusti, ma in questo senso uno può farsi consigliare.